La Toscana è fra le prime quattro regioni produttive d'Italia insieme a Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e ci si vive a lungo e bene, come conferma l'ultimo rapporto Censis presentato a Firenze. Ma l'elevato livello di appagamento dei suoi abitanti, nel 70% soddisfatti della propria città, rischia di trasformare una società stabile in una società rigida se non immobile, dove più del 60% della popolazione, ad esempio, ritiene che l'immigrazione sia un problema e non una risorsa. Le reti di solidarietà. La Toscana è la regione più equa che ci sia in Italia, dove ci sono meno disuguaglianze, hanno funzionato, però naturalmente le risorse oggi scarseggiano, la pubblica amministrazione, le diverse istituzioni non possono farcela più da sole, quindi deve ripartire l'economia. Per far ripartire l'economia, secondo il Censis, bisogna puntare su due elementi: l'apertura ai mercati internazionali, in Toscana solo il 4% delle imprese a basi commerciali e di produzione all'estero, e l'innovazione tecnologica. Abbiamo dei poli di eccellenza della ricerca a livello internazionale, non voglio fare nomi, ma Pisa vale per tutto. Allora, ancora ci sono difficoltà a convertire questa ricerca in nuovi investimenti, in occupazione, in imprese che nascono, nell'innovazione delle imprese che esistono. La Giunta regionale sta da tempo sostenendo e incentivando l'innovazione tecnologica, i processi di aggregazione delle imprese e la promozione del Made in Tuscany sui mercati internazionali più promettenti. Ma secondo gli imprenditori questa strategia di azione non è sufficiente. I temi da affrontare sono quelli e noi siamo perfettamente d'accordo, però se non affrontiamo il tema dell'architettura su cui si poggiano queste problematiche diventa difficile. E siamo ovviamente bloccati e siamo impantanati in un'architettura burocratica e faraginosa che non ci permette di fare nessun tipo di scelta.